Benissimo, siccome visto che dobbiamo stare nei tempi, io direi di iniziare senza dilungarci troppo. Facciamo un salto di scaletta. Abbiamo invertito in base alla brochure che avete e i relatori. Adesso avremo la relazione, la sapiente relazione del dottor Pasquale Furfaro, medico fisiatra presso il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Buongiorno a tutti. Non aspettiamo? Arriveranno? Oddio. Allora approfitto un attimino. Proviamo a vedere un momentino se ci sono. Come state? Bene. Ok. Dai che stanno arrivando, quindi non ci sono. Sul sapiente avrei qualche dubbio io, insomma. La prima cosa che devo fare è devo attestare la mia senilità, quindi inforcando i miei occhiali da ultra cinquantenne e quindi provo un attimino a vedere che cosa fare. Innanzitutto, gentili colleghe e colleghi, è un enorme piacere essere qui con voi. Un ringraziamento particolare al dottor Peppe Casile e all'associazione culturale HELP per avermi invitato. Ma permettetemi di fare un ringraziamento particolare. Un ringraziamento particolare ai compagni del mio quotidiano, i fisioterapisti, dell'unità operativa complessa di recupero e riabilitazione degli ospedali riuniti, dottoressa Balestrieri, dottor Frisina e dottoressa Monorchio. Questo in un ambito di cervello, non è un ringraziamento così. Un grazie anche ai fisioterapisti in formazione, dove sono? Dell'Università di Catanzaro, di Messina e dell'Università di Maribor in Slovenia. E per ultimi, ma non ultimi, e ci tengo tantissimo a dirlo, un ringraziamento ai fisioterapisti volontari, dottoressa Modafferi, dottor Parrinello e dottor Versace, impiegati per il 70% delle loro attività nell'unità operativa di cardiochirurgia, dove di fatto vanno a colmare una manchevolezza che ormai è giurassica di fisioterapisti. E a questo punto, oh, siete in silenzio. Mi ascoltate allora, che bello. La partecipazione a un evento formativo è come un viaggio, che può rivelarsi scomodo e tedioso, o al contrario piacevole e avvincente. Di solito lo si intraprende con aspettative e curiosità, ma anche con il bagaglio che già si conosce e si desidera portare con sé. Ma un viaggio è tale se sorprende, arricchisce e trasforma. Attraverseremo insieme luoghi forse a voi già noti e spazi inesplorati, per addentrarci nell'universo di quella disciplina così tanto nominata e così poco conosciuta, che è la medicina riabilitativa. Ovvero, io cito un italiano, Baglioni, che a un certo punto disse in una canzone sulla vita adesso, è un uomo che ti dia respiro e si curvi verso te. Quindi l'occasione me lo dà il titolo di questo, diciamo, contributo chiestomi. Il mio contributo, si articolerà su tre momenti. Un'analisi praticamente dei danni cerebrali, ovvero la sindrome del motoneurone superiore, naturalmente quelli sono tutti fisiatri, naturalmente. Un'analisi una valutazione e un'analisi delle ripercussioni degli stessi danni e infine naturalmente i progetti riabilitativi. Andiamo per ordine. Danni cerebrali o sindrome del motoneurone superiore. La sindrome del motoneurone superiore rappresenta una frequente e complessa situazione clinico-funzionale derivante da patologie neurologiche ad elevata incidenza
la mia incidenza, quali lo stroke, i traumi cranici, le paralisi cerebrali infantili, la sclerosi multipla e le malattie neurodegenerative. È stato utile introdurre tale definizione per ridurre la parcellizzazione in descrizioni cliniche di importanti problemi funzionali che, afferenti a patologie profondamente diverse, generano disabilità relativamente omogenee. L'importante disabilità conseguente alla sindrome del moto neurone superiore e ai correlati disordini del movimento è di grande rilevanza nel condizionare la qualità di vita dei nostri pazienti. L'assistenza continuativa da parte del nucleo familiare e le limitazioni nella partecipazione alla vita sociale, lavorativa di persone spesso molto, molto giovani. Si accettano scongiuri, la dimensione del nostro problema. L'ictus, per intenderci, è la prima causa di disabilità nel mondo, la seconda causa di demenza, la terza causa di mortalità. Si accettano ancora di più scongiuri. In questo momento nel mondo avviene un ictus cerebrale ogni 53 secondi. Ancora di più, una morte per ictus cerebrale ogni 186 secondi. Quindi una dimensione importante, una dimensione veramente notevole. La possibilità di migliorare la situazione funzionale di questi pazienti è profondamente cambiata in rapporto al miglioramento dell'organizzazione dell'assistenza medica nella fase acuta e per la capacità di presa in carico riabilitativo globale nel lungo periodo da parte del sistema sanitario. Questo non so se avviene così puntualmente anche nella nostra provincia e nella nostra regione. Passiamo all'analisi e alla ripercussione di tutto questo. Capire un attimino il meccanismo e le regole del recupero ci fa naturalmente agire meglio. Proverò a non essere tedioso. Un programma terapeutico è tale se io conosco bene la previsione dell'evoluzione naturale del problema, del danno, e l'associo naturalmente a quello che è l'intervento riabilitativo. E in questo senso, per poter fare un'ipotesi prognostica, devo innanzitutto fare un'analisi del tipo e dell'entità della lesione, che sia emorragica, che sia ictale o che sia di altra natura, la rivelazione e l'interpretazione dei segni emergenti dalla lesione. Quella lesione mi parla, non è lì solo e non si muove, cioè la mia visita non è una visita del signor Pasquale. Il signor Pasquale oggi è un paziente, domani sarà un altro, domani ancora sarà un altro ancora. La conoscenza dei meccanismi quindi che sottendono la riorganizzazione delle funzioni dopo lesioni del sistema nervoso centrale. E quali sono i fattori che condizionano il recupero? Il tipo del danno, di danno, l'estensione del danno, la localizzazione del danno, ma attenzione, la plasticità maladattiva. Non è solo buona la plasticità. E qui il danno, una semplice inattivazione temporanea, oppure la morte di alcune cellule e l'inattivazione temporanea di altre legate a fenomeni edematosi o una sofferenza ischemica transitoria. L'estensione del danno, come dicevamo, risulta essere un fattore condizionante la possibilità di riorganizzativa del sistema nervoso centrale, pur non essendo né forse il più importante, né l'unico né forse il più importante. Invece la localizzazione, a parità di estensione del danno, il grado di compromissione funzionale e le potenzialità di recupero dipendono dalle zone e dai sistemi colpiti. Infatti una lesione di piccole dimensioni a carico della capsula interna determina una disabilità maggiore rispetto a una lesione di più vaste dimensioni di alcune zone emisferiche. E ancora, nella lesione della corteccia cerebrale, le aree della corteccia associativa dimostrano una capacità riorganizzativa
superiore di quella della corteccia primaria somatosensoriale. E attenzione, arriviamo al dunque. Lesione. Un neurone, un gruppo, un pool di neuroni che vengono lesi, che soffrono, mi creano naturalmente, se la mia attività oculomanuale è buona, creano naturalmente una lesione delle vie corticospinali discendenti. Proviamo a rendere una cosa difficile e facile. Le lesioni delle vie corticospinali discendenti mi danno naturalmente un'alterazione funzionale periferica. Lesione, non muovo la mano, ok? Ma questa alterazione della queste alterazioni funzionali periferiche modificano la stessa struttura. Una mano che non si muove avrà tendini che si accorciano, muscoli che si depauperano. Queste modificazioni strutturali delle funzioni strutturali periferiche a loro volta danno una modificazione delle funzioni recettoriali afferenziali. Stanno dicendo non mi muovo al cervello o a quella lesione dimostrato peggiora. Cosa voglio dire? Che se il paziente in fase acuta non viene preso in carico e non viene mobilizzato, la mobilizzazione è una cosa schifosa, noiosa, non serve a nulla. Invece non è assolutamente così. Io in qualche modo sto ingrandendo quell'area di lesione. Attenzione, e questo naturalmente cosa mi dà? Mi inibisce quelli che sono i processi normali di riorganizzazione, le entrate in azione di sinapsi esistenti in sostituzione di quelle distrutte, modificazione funzionale dei neuroni risparmiati dalla lesione, il recupero è mediato dalla formazione di nuove connessioni. E attenzione, entriamo in un campo dove poco fa si discuteva. Noi non siamo davanti a presenza di un omunculus o di una rappresentazione motoria che migra, come in qualche modo forse erroneamente abbiamo detto poc'anzi. Ma noi siamo davanti a una rappresentazione motoria, sensoriale e via dicendo, plurima. È una cosa ovvia da tanti anni. Perché i nostri pazienti guariscono, non guariscono, migliorano, perdono? Perché noi non facciamo altro che amplificare o andare a stimolare una regione, un homunculus, che non ce n'è uno solo, come ci dice la neurofisiologia. Evidentemente ce ne sono tanti, perché se andiamo a guardare questo muscolo in una rappresentazione tridimensionale, avremo un pezzettino da una parte e un altro pezzettino dell'omunculus praticamente 3 cm qui sotto. Quindi, alla fine della fiera, noi non facciamo altro che andare a trovare una chiave di lettura che è diversa, che non conosce il paziente, ma che conosciamo noi. E qui ora ridiamo un attimo. Gli uomini e le donne non sono uguali. Noi ci vantiamo, maschietti, di avere un peso maggiore del nostro cervello, stiamo parlando di cervello, loro hanno un corpo calloso più grande. Ma succede una cosa molto molto interessante, che loro possono sbattere 10 uova in un piatto, noi no. Le interconnessioni da corpo calloso più grande tra interemisferica è maggiore e mi fa fare molte più cose. L'uomo se ne fa una alla volta, non so neanche se la fa bene, ne fa una alla volta. E qui cambia anche il mio approccio alla riabilitazione. Inizio, vi ha sconvolto questa cosa, siete belli tranquilli. A me, quando l'ho studiata la prima volta, mi sconvolse. Io al mio paziente che metto in piedi, o chiedo di andare in piedi, al maschietto gli potrò chiedere semplicemente spingi sul deambulatore. E forse mi segue. Alla mia femminuccia, sempre paziente, gli potrò dire manda avanti il bacino, spingi e guarda pure davanti. Ci arriva. Quindi anche qui la conoscenza ci porta a una migliore proposta. Quindi il cervello, girotondo intorno al cervello, non è solamente girotondo attorno al cervello del paziente, ma attorno al nostro cervello. Ok? E qui, sì, qui è dato, quello a sinistra è un cervello maschile, interconnessioni intraemisferiche, quello a destra è un cervello femminile, interconnessioni interemisferiche. Sono più brave, non abbiamo niente da fare, ragazzi. Va bene, ma ora abbiamo anche i dati scientifici, è una cosa importante, quindi
Lo so, sfruttatela bene questa cosa. Che poi noi rimaniamo delle vittime, è un altro dato. L'intervento riabilitativo non è una condizio sine qua non per il recupero funzionale del soggetto con lesione del moto neurone superiore, ma lo è per un certo tipo di recupero. Un emiplegico potrebbe forse anche riprendere da solo a camminare, a manipolare, a svolgere numerosi altri compiti della vita quotidiana, ma probabilmente non sarebbe in grado da solo di leggere in tempo utile tutto quanto si sta verificando all'interno del proprio cervello, reduce da un insulto, e quindi di utilizzare al meglio tutte le risorse emergenti traducendole in utilizzo funzionale. E qui arriva il fisioterapista. Non entrano solo i neurochirurghi dentro, Il fisioterapista, al contrario, cercando di penetrare nel cervello del paziente e cercando di capire come questo si sta organizzando, aiuta il paziente stesso a individuare e a utilizzare al meglio gli ingredienti che la natura sta facendo riemergere per costruire funzioni adattive. Se lo scopo principale della medicina riabilitativa è quello di aiutare il soggetto a costruire funzioni significative, ovvero funzioni correlate agli scopi realistici del paziente e di coloro che si prenderanno cura di lui, l'ambiente, molto più importante del paziente stesso, l'intervento non potrà che passare attraverso la proposta di compiti significativi, compiti cioè direttamente connessi con le funzioni che si intende far riemergere: vestirsi, accudirsi, spostarsi nell'ambiente. E quindi, se è vero che le emozioni e gli affetti esercitano un ruolo cruciale nell'apprendimento, è necessario che l'ambiente riabilitativo sia un ambiente facilitante, un ambiente cioè che sappia mantenere elevati gli interessi, le curiosità e le motivazioni del paziente. E allora, alla conoscenza e alla tecnica, il riabilitatore dovrà aggiungere il proprio cuore e la propria arte. Quello stile terapeutico, non è stile Juventus, non vi fusciate, che attraverso lo stimolo, l'incoraggiamento, la fiducia, il rispetto, la comprensione e la pazienza, facilita l'apertura del paziente e con essa il recupero del massimo potenziale residuo. Chaputi Mufari. Che ne dite? Chaputi Mufari? Proposte. Speriamo che siano rimaste due cose di tutto questo. Attenzione qua, proprio per la poliedricità di presentazioni cliniche. Non stiamo parlando di un paziente, di due pazienti, di tre pazienti. Stiamo parlando di un paziente che si modifica in relazione alla sua esperienza e all'esperienza che voi o che noi facciamo fare. Un paziente emiplegico sinistro, che ha il muro a sinistra nel suo letto in ospedale, non avrà stimoli. Quindi io quel letto lo devo mettere a destra, con la sinistra libera, dove io posso parlare e comunicare con lui e quindi non creare nuovi danni. Proprio per la poliedricità di presentazioni cliniche del substrato fisiologico della sindrome del motor neurone superiore, ogni singola modalità di valutazione clinica, e qui arriviamo noi, è strumentale, non può rappresentare il globale modificarsi della condizione della persona dopo il trattamento. Così come si deve contestualizzare e individualizzare l'approccio terapeutico, vestito su misura. Con altrettanta cura si dovranno scegliere le tipologie di valutazione clinica e strumentale, adattata alla specifica condizione del paziente che si vuole affrontare. Un test per ciascuno, non un test per tutti. Nel mosaico valutativo, la rilevanza di ogni parte della valutazione andrà poi calibrata nel definire i risultati del trattamento rispetto all'obiettivo principale o secondario concordato col paziente e coi caregiver. Si impone quindi un approccio metodologico valutativo multifattoriale e multidimensionale. Nessuno basta a se stessi, da soli si va più veloci, insieme si va più lontano, che mettono in relazione fattori periferici e centrali,
focali e globali, personali e sociali, e riesca così a rappresentare la complessità clinica della persona, non del paziente. Abbiamo davanti una persona, noi non siamo degli organicisti, curano l'organo, curiamo le persone, ci prendiamo cura delle persone. E quindi vorrei concludere, percorrere questo viaggio che è partito da Reggio Calabria e ora vi farò arrivare, vedere che arriverà a Melito, dove la continuità ci dà sicuramente le radici, gli anziani servono, questo è per noi, I cambiamenti ci regala i rami, questi sono i ragazzi in formazione, lasciando a noi la volontà di estenderli e di farli crescere fino a raggiungere nuove altezze. Grazie Melito. Quindi non mi sbagliavo a dire sapiente relazione, visto che ha messo all'apice il sesso femminile, scusi, voglio dire, c'era qualcosa di intuitivo da parte mia che me lo faceva pensare. Comunque, in questo bel viaggio noi lo continuiamo a fare con la dottoressa Laura Romeo, e la dottoressa è un tecnico di neurofisiopatologia. Siccome l'argomento è il cervello che è all'apice di tutto, la relazione della dottoressa Romeo sarà sull'olfatto nella malattia del Parkinson. Allora, buongiorno a tutti, intanto tengo a ringraziare l'associazione HELP che mi ha dato l'opportunità oggi di esporre quello che è stato l'argomento della mia tesi di laurea triennale. Ringrazio la dottoressa Laurenni inoltre per la presentazione, ringrazio voi tutti che siete qui oggi ad ascoltare tutte queste teorie su questo organo complesso ma quanto mai affascinante che è il cervello. La mia relazione di oggi vertirà su un aspetto un po' particolare che noi tutti in realtà nella maggior parte dei casi tendiamo a sottovalutare. L'argomento è l'olfatto nella malattia di Parkinson. Vi pongo una domanda, secondo voi quale può essere la interconnessione tra queste due immagini? Esiste? Cioè, e cosa rappresentano queste due immagini? Perché io le ho messe qua? Allora, andiamo intanto a definire quella che è la malattia di Parkinson. La malattia di Parkinson è di fatto una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale caratterizzata fisiopatologicamente da degenerazione dei neuroni dopaminergici della sostanza nigra pars compacta e dalla graduale e progressiva formazione di inclusioni intracitoplasmatiche di alfa-sinucleina che vengono definite corpi di Lewy e le quali vanno a localizzarsi in vario modo a livello del sistema nervoso centrale e periferico. La malattia di Parkinson conta all'incirca 20 nuovi casi ogni 100.000 abitanti l'anno, con un picco di insorgenza che in genere si colloca tra i 70 e i 75 anni. L'esordio clinico della malattia di Parkinson è molto spesso insidioso, coinvolge solo un emisoma e determina la comparsa di sintomi cardinali quali il tremore a riposo, la bradicinesia che si concretizza in questa tipica lentezza del paziente affetto da malattia di Parkinson nell'esecuzione dei movimenti. Abbiamo poi rigidità muscolare, una deambulazione a piccoli passi, una flessione del tronco, una riduzione delle sincinesie pendolari degli arti superiori, una riduzione della frequenza di ammiccamento con conseguente ipominia. Lo spettro clinico però di questa patologia copre un ampio range di sintomi non motori, quali il deterioramento cognitivo, la depressione, psicosi, disturbi del sonno, costipazione, disfunzioni urinarie e sessuali e anche le disfunzioni olfattive. Fisiologiche nella senescenza, le disfunzioni olfattive addirittura riescono a precedere l'esordio clinico della malattia di Parkinson di addirittura 7 anni.
si è visto ed è presente molto in letteratura che le modificazioni neuropatologiche connesse a questa patologia neurodegenerativa si collocano dapprima in corrispondenza dei siti chiave dell'olfatto, quindi quali il nucleo olfattivo, il bulbo olfattivo e la corteccia entorinale, la corteccia piriforme, la corteccia orbitofrontale, ove si localizza appunto l'area corticale deputata alla percezione e all'elaborazione delle sensazioni olfattive. Questo studio, come ho anticipato, è stato l'oggetto della mia tesi di laurea triennale, è stato uno studio sperimentale condotto presso il Centro Neurolesi Bonino Puleio di Messina, in cui praticamente noi abbiamo sottoposto il campione, che è stato costituito da 35 pazienti affetti da malattie di Parkinson, di sesso maschile e femminile, non fumatori, tutti in uno stadio iniziale di patologia, non sottoposti a politerapie e con presenza nel racconto anamnestico di disfunzioni olfattive di varia entità. Di contro il gruppo di controllo è stato invece costituito da 30 soggetti sani, di sesso maschile e femminile, non fumatori e con assenza ovviamente di alterazioni o di lesioni a carico delle aree deputate alla sensazione olfattiva. Quindi il campione è stato sottoposto alla registrazione elettrofisiologica dei potenziali olfattivi eventorelati, che adesso andremo a vedere cosa sono. I pazienti affetti da malattie di Parkinson sono stati inoltre valutati clinicamente mediante scale cliniche quali la ONIAR e l'UPDRS. La ONIAR è una scala clinica che comprende 5 stadi di malattia che vanno da un interessamento unilaterale, se associato a nessuna o a minima disabilità, fino al confinamento a letto o in carrozzina del paziente. La Unified Parkinson Disease Rating Scale, invece, definita oggi, viene considerata ad oggi lo strumento gold standard per valutare quella che è la gravità della condizione clinica di un paziente affetto da malattie di Parkinson, riprende items di diverse scale cliniche preesistenti e si compone di 4 sezioni, quali l'attività mentale, le attività della vita quotidiana, l'attività motoria e le complicanze relative e correlate alla terapia farmacologica di questi pazienti. Come vi dicevo, quindi noi abbiamo sottoposto il nostro campione alla registrazione elettrofisiologica dei potenziali olfattivi eventorelati. Ecco, io non so quanti di voi effettivamente si sono mai chiesti se esiste uno strumento per valutare come noi percepiamo gli odori. Ecco, di fatto oggi io vi dico che esiste. Questa valutazione è resa possibile grazie ad uno strumento che si chiama olfattometro, che è un innovativo strumento computer controllato che viene direttamente interfacciato ad un elettroencefalografo. In termini molto semplici, quindi, questo è uno strumento in grado di generare degli stimoli olfattivi precisamente controllati in termini di tempo, intensità e durata, in maniera tale da consentire l'attivazione di solo il sistema olfattivo, quindi è evitare la contemporanea attivazione e stimolazione di sistemi sensoriali che noi non vogliamo studiare. Di fatto vi dico che questo è uno strumento presente in pochissimi centri italiani e fortunatamente noi abbiamo l'opportunità e abbiamo la possibilità di lavorarci proprio a Messina. Quindi la registrazione dei potenziali olfattivi eventorelati nei due gruppi è stata effettuata quindi contemporaneamente alla somministrazione di sostanze odorose e alla registrazione elettroencefalografica. La registrazione è stata effettuata mediante l'applicazione sullo scalpo dei pazienti di 3 elettrodi di superficie che sono stati posizionati appunto in maniera tale da captare l'attività elettrica delle aree deputate all'elaborazione degli stimoli olfattivi. Quindi la registrazione dei potenziali olfattivi eventorelata è stata effettuata in seguito alla somministrazione di 2 diverse sostanze odorose che sono state rappresentate, fate attenzione, da feniletilalcol al 40%, che corrisponde in realtà all'odore della rosa, e da solfuro di idrogeno concentrato a 4 parti per milione che corrisponde all'odore dell'uova marcio. Ecco che quindi abbiamo la risposta della relazione della prima immagine, quindi raffigurante quelle due fotografie,
che vi ho esposto. Noi abbiamo utilizzato queste sostanze odorose per la stimolazione e per l'evocazione di questi potenziali, in quanto di fatto, ovviamente effettuando studi preliminari, ci siamo resi conto che sono due sostanze odorose che in realtà riescono ad essere percepite dalla maggior parte di noi, quindi sono odori abbastanza conosciuti che tutti di fatto percepiamo. Quindi la registrazione è stata effettuata in seguito alla somministrazione di 40 stimoli olfattivi, suddivisi in due blocchi da 20 stimoli per ciascuna narice. La durata dello stimolo è stata pari a 200 millisecondi, vi potete rendere conto quindi che è uno stimolo impercettibile. L'intervallo interstimolo è stato settato a 40 secondi. La registrazione quindi delle componenti dei potenziali olfattivi eventorelata è stata ottenuta mediante Backwave Aging, che è una tecnica elettrofisiologica che consente di fatto di andare ad estrapolare dall'attività elettrica cerebrale, che è un'attività continua, solo quelle componenti che in realtà noi vogliamo studiare, che sono le componenti relate appunto alla capacità del nostro cervello di percepire gli odori. Quindi, ecco che arriviamo ai risultati dello studio. Di fatto, voi adesso vedete una serie di onde. Quelle sono le componenti dei potenziali olfattivi eventorelati. Sono caratterizzati da parametri che vengono denominati latenza, ampiezza e morfologia. Per latenza di fatto intendiamo il tempo che intercorre tra l'erogazione dello stimolo olfattivo e la comparsa della risposta di una sua parte. Per intenderci, praticamente l'erogazione dello stimolo è indicata dalla linea verticale che taglia il tracciato in due. Quindi non appena la linea si stacca da questa linea verticale, noi abbiamo la comparsa della risposta olfattiva. Di fatto, quindi, la latenza è un parametro che ci consente di valutare a che velocità il nostro sistema nervoso centrale riesce a percepire, ad elaborare gli odori. Quindi maggiore è la latenza, più lentamente vengono processati gli stimoli olfattivi e quindi più questo può essere indice di danno patologico. Quindi noi abbiamo registrato di fatto risposte olfattive perfettamente idonee e esattamente corrispondenti ai parametri di latenza, ampiezza e morfologia presenti in letteratura nel gruppo di controllo, per cui questi soggetti sono stati considerati normosmici, quindi questi soggetti di fatto avevano una funzione olfattiva perfettamente preservata. Il risultato invece è apparso molto diverso nei soggetti affetti da malattia di Parkinson. Perché? Perché 16 dei 35 pazienti hanno mostrato la totale assenza di risposte olfattive eventorelate, sono stati considerati pertanto anosmici. E quindi ciò ci ha fatto praticamente intuire che questi pazienti di fatto non riuscivano a percepire più gli odori nonostante fossero in uno stato iniziale di malattia. 19 invece dei 35 pazienti affetti da malattia di Parkinson hanno mostrato delle componenti olfattive alterate in termini di latenza, ampiezza e morfologia. Quindi in questi pazienti che sono stati considerati ipoosmici, noi abbiamo riscontrato un'alterazione in negativo del senso dell'olfatto. Di fatto questi pazienti non riuscivano a percepire, o comunque lo facevano molto molto in maniera alterata, gli stimoli olfattivi che noi abbiamo proposto. Quindi noi abbiamo ovviamente analizzato statisticamente i dati e abbiamo trovato delle significative correlazioni tra le risposte olfattive che noi abbiamo registrato, le scale cliniche che abbiamo utilizzato e la durata della malattia. Quindi di fatto noi abbiamo trovato che una maggiore durata di malattia si accompagna di fatto a più significative alterazioni dell'olfatto, così come le scale cliniche hanno correlato positivamente con i potenziali olfattivi eventorelati. Quindi sostanzialmente maggiore era la gravità dei pazienti, della storia clinica dei pazienti, più alterati risultavano i tracciati. Questo perché? Perché ho deciso di portare questo argomento? Perché di fatto ad oggi possiamo considerare i potenziali olfattivi eventorelati come dei marker diagnostici, ma anche prognostici, appunto per le correlazioni che abbiamo trovato
in relazione alla durata e alla gravità della patologia clinica, che possono di fatto mettere in evidenza e farci riconoscere precocemente quei pazienti che sono a rischio di sviluppare la patologia. Quindi questo è importante perché ci consente di sfruttare quella che viene definita la finestra terapeutica, cioè l'intervallo di tempo in cui la somministrazione al paziente di una terapia neuroprotettiva potrebbe in qualche modo ritardare la evoluzione, quindi la comparsa clinica della patologia, e allo stesso tempo rallentarne la progressione. Iniziare quindi il trattamento sintomatico in una fase precoce potrebbe rappresentare la terapia, la strategia terapeutica del futuro, mirata a controllare bene i sintomi e ad evitare gli effetti indesiderati a lungo termine della terapia farmacologica. Con questo chiudo la mia relazione, sperando di avervi interessato e sperando di aver portato comunque a voi platea una conoscenza nuova che sicuramente o probabilmente nessuno aveva mai, diciamo, si era mai interrogato sulla possibilità effettiva del significato di come noi percepiamo gli odori. Grazie per l'attenzione. Devo dire che la grinta e l'energia della dottoressa Romeo ha reso un argomento così tecnico molto attentivo, diciamo. Poi se pensiamo che gli odori fanno parte della nostra vita, anche del nostro comportamento, pensate quando sentiamo una canzone che ci lega a un ricordo, sentiamo anche l'odore di quel momento. Quindi dico che era molto, molto, molto attinente e molto interessante. E le domande, no, è giusto, sì, se lei se la annota, perché abbiamo, per non dare demerito agli altri, noi ci riserviamo le domande alla fine dell'evento. La dottoressa adesso Cavallo, una psicologa, ci parlerà dell'effetto placebo. No? No? Cambio di programma. La dottoressa Federica Cavallo ci parlerà, ce lo dirà lei di che cosa. Oddio, c'è un problema. Buongiorno a tutti, ringrazio l'Associazione Culturale Help per l'invito, in particolare il dottor Casile. Io sono una psicologa dell'area neuropsicologica e vi parlerò della riabilitazione neuropsicologica, in particolare come sia il paziente che i familiari vivono, meglio convivono, con gli esiti di una lesione. Intanto bisogna fare una premessa: quando si parla di riabilitazione neuropsicologica si fa riferimento alle cerebrolesioni acquisite, quindi soprattutto quella di eziologia vascolare, ictus, emorragie, che rappresentano la terza causa di morte, che possono comportare dei danni permanenti o non permanenti, ma comunque delle disabilità che hanno un grande impatto a livello sociale. Eziologia traumatica, che è un importante problema nell'ambito della salute, perché in Italia ogni anno si registrano 200 e 300 casi su 100.000 abitanti. Si parla invece di stimolazione cognitiva quando facciamo riferimento alle patologie degenerative, quindi a quelle che fanno riferimento a una progressiva perdita delle funzioni motorie e cognitive. Andiamo a vedere brevemente le cause. Per quanto riguarda le cause vascolari, è importante conoscere l'anatomia del circolo ematico cerebrale. Perché? Perché molto spesso nel referto TAC non si trova l'area colpita, ma l'arteria di riferimento, che può essere l'arteria cerebrale media, l'anteriore o la posteriore. Perché ci serve conoscerlo? Per capire la lesione e gli eventuali esiti cognitivi. Ovviamente facciamo distinzione tra ischemia e emorragia, perché hanno delle caratteristiche diverse. La prima ha un deterioramento a gradini e fa riferimento a dei segni focali che corrispondono a un solo territorio arterioso. La seconda invece comporta una prolungata perdita di coscienza e i segni focali non corrispondono a un singolo territorio arterioso. Andando a vedere l'aspetto anatomo-fisiologico, come abbiamo detto prima, rispetto al circolo ematico cerebrale, è importante perché ci dà delle informazioni sugli esiti della lesione, possibili esiti. Perché se per esempio facciamo riferimento all'arteria cerebrale anteriore che irrora i lobi frontali e parietale, ci aspetteremmo disturbi del linguaggio, di attenzione, delle funzioni esecutive. Se facciamo riferimento alla cerebrale media che irrora il frontale, il temporale e parietale, potremmo avere aprassia, anosognosia, emianopsia, eccetera. Quindi
La sintomatologia della lesione vascolare dipende sempre dal vaso coinvolto, può comportare disturbi motori o sensoriali e dei disturbi cognitivi che possono essere selettivi da lesione dei lobi frontali o un deterioramento cognitivo generale. Per quanto riguarda invece i traumi, fa riferimento a delle alterazioni funzionali che possono essere diverse. E in questo caso i sintomi possono manifestarsi anche a distanza di ore, di giorni, ma in alcuni casi, come per esempio il trauma cranico lieve, i sintomi si possono manifestare dopo mesi, o meglio, il soggetto se ne accorge nel momento in cui rientra nel proprio contesto lavorativo o scolastico. Quindi può presentare delle difficoltà di attenzione, non riesce più a pianificare le azioni come faceva prima, ma non riesce a mantenere l'attenzione sui differenti compiti o nella maggior parte dei casi, questo succede nei traumi di qualsiasi entità, ha delle difficoltà a livello soprattutto emotivo e comportamentale. Quindi l'esito cognitivo in questo caso dipenderà molto dal grado di severità. Quindi per esempio nel caso di una commozione cerebrale la prognosi sarà abbastanza buona perché è un danno essenzialmente funzionale, nel caso dell'ematoma ad esempio la prognosi sarà più severa perché c'è appunto un accumulo di sangue. Per quanto riguarda le cause degenerative, come abbiamo detto prima, la demenza fa riferimento a un peggioramento progressivo delle funzioni mentali e cognitive. Ce ne sono di diversi tipi, primarie, vascolari e secondarie, ma ci sono delle caratteristiche base che devono avere. Ci deve essere una significativa compromissione della vita quotidiana, un'evidenza obiettiva, devono essere colpiti almeno due domini cognitivi e la manifestazione patologica è una manifestazione evolutiva, ovviamente evolutiva ma ingravescente perché peggiora nel corso del tempo. In questo caso, più che di riabilitazione, si parla di stimolazione per rallentare il declino. Appunto, la diagnosi e gli obiettivi di trattamento sono diversi se parliamo di demenze rispetto al trauma. Nelle demenze la diagnosi si baserà soprattutto su una valutazione anamnestica e su una valutazione globale del funzionamento del paziente. E nel trauma, ad esempio, invece facciamo riferimento alla valutazione dello stato di coscienza, che è uno degli elementi che poi ci descrive l'entità e la gravità del trauma stesso. Nella maggior parte delle strutture lo stato di coscienza viene valutato attraverso la Glasgow Coma Scale perché attraverso una serie di costrutti e delle domande specifiche riesce a descriverlo al meglio. E per quanto riguarda la valutazione invece si utilizzeranno dei test cognitivi specifici per andare a valutare quindi i sintomi a livello cognitivo e funzionale che sono presenti e l'andamento di questi sintomi perché in alcuni casi c'è anche una remissione spontanea di quest'ultimi. Per gli obiettivi di trattamento, nelle demenze bisogna mantenere alta l'autonomia e cercare di ridurre l'impatto sia sulla vita del paziente sia sulla vita del familiare, mentre per il trattamento del trauma l'obiettivo è ripristinare le abilità perdute e nel caso in cui non fosse possibile fornire al paziente le strategie necessarie per in qualche modo ovviare al problema e farlo ritornare ad avere la propria qualità di vita, la qualità di vita antecedente all'evento traumatico. Qui faccio riferimento a un neurocaso. Perché? Perché, come è stato già detto nelle precedenti relazioni, si parla di riabilitazione perché? Perché sappiamo che ci può essere una possibilità di cambiamento e di recupero. Questo è possibile grazie alla nostra plasticità, alla capacità di riorganizzazione. Noi abbiamo due tipi di plasticità in realtà, una plasticità cognitiva, che è la capacità della mente di sfruttare le abilità di residue per ovviare ai deficit che si presentano, e una plasticità invece cerebrale, che fa riferimento proprio alle impalcature del cervello. Quindi alla propria capacità di riorganizzazione. Questo è un caso che è stato recentemente pubblicato da Garcia e colleghi a gennaio 2017 di una donna di 44 anni in cui, che non presenta nessun tipo di deficit a livello cognitivo, quindi nessuna alterazione a livello amnestico, attentivo del linguaggio, le attività motorie sono intatte, la paziente va ogni giorno a fare la passeggiata mattutina, va in palestra una volta a settimana e svolge le proprie attività lavorative. Neanche a livello sociale ed emotivo
c'è nessun tipo di problema. Visto così, sembrerebbe tutto normale. Invece, osservando l'immagine, si possono vedere delle lesioni importanti a livello delle cortecce frontotemporoparietali, delle regioni silviane sinistre, le porzioni dell'insulo e dell'amigdala. Ora, dovute a una serie di infarti cerebrali. Se dovessimo immaginare una perdita di capacità per ogni lesione che vediamo, ci immagineremmo una vita pessima, una qualità di vita difficile per il soggetto. In realtà questo non succede. Lo studio riporta che questo potrebbe essere spiegato in parte dal fatto che la maggior parte delle lesioni si trovano nell'emisfero destro, che non è nell'emisfero dominante della paziente, essendo destrimane. Però in realtà è uno dei tanti casi che sono presenti in letteratura che ci spiegano proprio la resilienza del cervello e che ci spiegano la sua capacità di riorganizzazione anche di fronte a traumi così evidenti. Ora andiamo a vedere proprio l'aspetto del progetto neuropsicologico, partendo dall'assessment. Quindi ciò che si deve fare è filtrare il racconto con quella che definiamo l'ente clinica e capire qual è l'impatto reale nella vita quotidiana del paziente. Non solo del paziente, come vedremo, ma anche della famiglia, di chi si occupa di lui. Quindi si farà un'analisi dei referti e degli esami medici, ci saranno delle sedute con colloqui, osservazioni e test specifici, l'intervista con i familiari che porterà poi alla costruzione di un progetto riabilitativo. Però la famiglia qui acquisisce un punto centrale, perché i deficit cognitivi non causano una regressione nel paziente, ma causano le difficoltà maggiori per la famiglia. Perché? Perché devono imparare a gestire problemi emotivi che sono quasi sempre presenti, deflessioni del tono dell'umore, ansia, fobie, crisi di pianto e labilità emotiva, disturbi comportamentali, aggressività, impulsività, abuso di dipendenza da alcol e droghe e cambiamenti di personalità. Quello su cui in ambito neuropsicologico ci soffermiamo maggiormente, soprattutto all'inizio, sono i disturbi emotivi e comportamentali. Perché? Perché mentre i disturbi cognitivi e motori, grazie anche al lavoro di equipe ovviamente, tendono a migliorare negli anni, i disturbi emotivi e comportamentali, se non trattati, possono persistere o addirittura peggiorare. Un peggioramento di questo tipo di disturbi incide sulle possibilità di recupero generale del soggetto, compromette il suo reinserimento sociale, riduce la qualità di vita e riduce di conseguenza il suo benessere psicologico e quello del nucleo familiare. Per cui l'approccio a cui facciamo riferimento è il neurobehavioral approach, quindi l'approccio neurocomportamentale, che si basa sulle leggi comportamentiste dell'apprendimento operante, rinforzo positivo e negativo, che sono applicate appunto al cambiamento del comportamento. Ciò a cui si vuole arrivare è un apprendimento procedurale, dei comportamenti adattivi. Quindi comportamenti adattivi e funzionali vengono rinforzati positivamente, mentre quelli disadattivi e disfunzionali vengono rinforzati negativamente per essere poi successivamente eliminati. Questo approccio fa riferimento all'evidence based, quindi su dati di ricerca, su basi scientifiche, si basa su un training di modificazione del comportamento e su una riabilitazione ecologica quotidiana. Cos'è importante? Non solo considerare il comportamento problema come esito di una lesione cognitiva, ma andare a considerare anche le condizioni ambientali, fisiche, relazionali e personali, perché lo mantengono e a volte lo causano. Quindi si lavora su tutti questi aspetti. Alcuni strumenti che utilizziamo sono il Care Plane e l'ABC. Il primo è un contratto terapeutico scritto a più mani, che è lo strumento di riferimento per chi ha un ruolo nella riabilitazione, in cui c'è scritta tutta la storia clinica del paziente. Il secondo invece viene ripreso dall'approccio cognitivista, che è quello dell'ABC, dove il soggetto o l'operatore scrive l'evento antecedente. Per esempio, il fisioterapista entra in palestra sorridendo e grida buongiorno, il comportamento messo in atto dal paziente, la B, e la C è la conseguenza di questo tipo di comportamento. Questo perché viene fatto? Perché vengono utilizzati questi strumenti? Per supportare in maniera costruttiva e costante attraverso il rinforzo positivo il paziente. Questo supporto gradualmente viene eliminato perché? Per aumentare l'autonomia del paziente stesso nei contesti di vita naturale. Per la famiglia invece si fanno degli incontri di psicoeducazione. Perché? Per rendere consapevole la famiglia della problematica del paziente e dei mezzi che ci sono per poter fronteggiare la sintomatologia. Quindi solitamente ci sono due sedute informative
una sul disturbo e l'altra sulle modalità di trattamento, e poi degli incontri per fornire le abilità specifiche per incrementare le abilità di comunicazione, incrementare il problem solving, evitare ricadute, quindi proprio di gestione del paziente stesso, che comunque hanno come obiettivo la riduzione dell'ansia per la famiglia e li fanno sentire meno soli. Quindi il progetto riabilitativo è un progetto flessibile, realistico, concreto, completo e consultabile, soprattutto flessibile, perché noi ci poniamo degli obiettivi generali e specifici, però questi obiettivi possono cambiare nel tempo, non è un protocollo standard, cambia in base all'andamento del paziente stesso. Gli elementi che possiamo trovare sono l'anamnesi, l'analisi, gli obiettivi, gli strumenti e metodi e le varie istruzioni. Un esempio di riabilitazione è quello dei disturbi della memoria. La memoria non è un'unica componente, ma si suddivide. Abbiamo memoria a breve termine, la memoria di lavoro, la memoria a lungo termine, la memoria semantica, procedurale, episodica e così via. Ad esempio, nella memoria a breve termine, nella riabilitazione, utilizzeremo una strategia della ripetizione e l'utilizzo di materiale emotivamente rilevante. Nella memoria a lungo termine faremo esercitare il paziente al recupero e al riconoscimento tramite la libera associazione e così via. Ovviamente possiamo avvalerci di ausili. Gli ausili possono essere passivi, se vengono forniti al soggetto dall'ambiente esterno, attivi se sono gestiti direttamente dal paziente. Tra i più utilizzati abbiamo le agende, i diari, mettere le suonerie per ricordarsi di fare qualcosa. Soprattutto per quanto riguarda l'ausilio attivo, la ricerca scientifica ha mostrato come l'uso di questi ultimi memoria la memoria prospettica. La memoria prospettica fa riferimento alla nostra capacità, per esempio, di ricordare che tra una settimana abbiamo un appuntamento alle ore 10. Un altro ausilio che viene utilizzato e che oggi si sta espandendo moltissimo sono i training. Sono molte le app che sono state sviluppate sia per quanto riguarda i training della memoria che per quelli dell'attenzione, ed esistono proprio dei programmi riabilitativi che si basano proprio su evidenze scientifiche che possono essere utilizzate appunto dagli operatori in quest'ambito. Uno degli ultimi che è stato creato è Erika della Giunti, però che ha un costo abbastanza elevato. Altrimenti c'è un altro che si può scaricare gratuitamente che si chiama Cogito, sempre per utilizzarlo in ambito clinico, e in cui c'è appunto la riabilitazione della memoria, dell'attenzione e del linguaggio. Questo è un esempio, per concludere, della schermata dove di riabilitazione della memoria visospaziale, in cui sono presentati degli ambienti domestici standard come la camera da letto, il garage, la cucina, e il soggetto deve esplorare tutti gli elementi, codificarli singolarmente, riconoscerli e riuscire a rievocarli. Questo è per quanto riguarda la memoria visospaziale. Quindi ciò che è importante ricordare è il fatto che la riabilitazione si fa sempre in equip, quindi riguarda un lavoro che deve essere multidisciplinare, non riguarda solo il neuropsicologo, non riguarda soltanto il fisioterapista, non riguarda soltanto il logopedista, ma è un insieme di figure che lavorano tutti insieme per la promozione del benessere e per il benessere del paziente. Grazie per l'attenzione, e qui ci sono alcuni riferimenti bibliografici se vi interessa. Bellissimo questo, perché ci ha ricordato come la patologia non va curata solamente in clinica, in ospedale, ma la riabilitazione in genere va curata anche a casa, nell'ambiente in cui si vive. Quindi il coinvolgimento familiare e anche nella strutturazione dell'ambiente è importantissimo. Ora do la parola al dottor infermiere Giuseppe Casile, in veste di relatore. Ho perso la relazione. Però prima. Non è che doveva capitare solo a me l'inconveniente tecnico, anche al presidente dell'associazione, voglio dire. Apposta per avere la vostra attenzione, no?
Ok, abbiamo lasciato per ultimo gli infermieri. Poi intanto alla fine, insomma, ci vuole che siamo per ultimi. E la relazione che ho preparato parla dell'infermiere esperto e vi spiego subito il perché. Innanzitutto, noi come professione siamo partiti un po' da queste figure. Fortunatamente oggi un po' la situazione è cambiata, insomma l'infermiere è diventato un professionista che fa il suo percorso come un po' tutte le professioni sanitarie, però nei reparti ci troviamo diversi tipi di infermieri, questo dipende dall'età anagrafica e capite che in base all'età anagrafica da questo studio che è stato fatto si capisce che avere infermieri anziani in reparto è una sicurezza in quanto è lealtà, impegno sul lavoro, rispetto delle regole, poi per quanto riguarda la disciplina e l'autorità gerarchica. Scendendo d'età tutto ciò purtroppo scema e questo si traduce in un poco rispetto c'è l'individualismo che questo alcune volte nei reparti poi non va sicuramente a giovare al paziente. Quindi bisogna cercare di collimare tutte le varie anime infermieristiche che ci sono all'interno di un reparto. Gli infermieri, quest'altro studio fatto nel 2010, dice che gli infermieri in Italia sono 334.000, adesso siamo intorno a 450.000. C'è una cosa da dire, che l'età media infermieristica purtroppo si è alzata, quindi ancora più alta di 44,6 anni. Questo vuol dire che, se è vero da un lato che la popolazione sta invecchiando, anche gli infermieri nei reparti stanno invecchiando. E in un ambiente di neuroscienze vuol dire un maggiore carico di lavoro che sicuramente si affronta con una risorsa e un'energia propria che non era quella di 15-20 anni fa. Se voi vedete, infatti, qui da quest'altro studio, c'è proprio che da un lato progressivo, il progressivo invecchiamento della popolazione richiede maggiori competenze infermieristiche, dall'altro però c'è la preoccupante prevalenza che gli infermieri iniziano ad avere delle limitazioni fisiche, che rendono poi più difficile gestire gli utenti che hanno sempre maggiore necessità. In effetti, però, questo non deve essere un limite. Dobbiamo pensare che gli infermieri oggi over 45 creeranno l'assistenza di domani. Oggi hanno problemi di salute, fatica emotiva, impegni della vita. Questa breve relazione quindi vuole porre all'attenzione l'infermiere e capire soprattutto come può fare a dare il meglio in un reparto o in un ambito, un dipartimento di neuroscienze. Dicevamo quindi che c'è l'aumento di età media degli infermieri. C'è un altro problema nelle aziende. C'è la riduzione di inserimento di nuove risorse. Purtroppo i colleghi neolaureati lavorano sempre di meno, escono sempre meno concorsi, assistiamo al triste evento che per uno o due concorsi ci sono letteralmente migliaia di persone che vanno a fare un concorso. La popolazione invece, l'utenza, richiede molto di più con complessità assistenziale molto più complessa rispetto a prima. Ma questo non deve scoraggiare. Questo è un altro handicap invece che noi abbiamo nei reparti. Spesso, per esempio, potete sapere che i piloti delle linee aeree, prima di salire su un aereo, alla fine fanno quella pratica, quella competenza che acquisiscono con i simulatori. Ora, noi i simulatori ancora, insomma, non ce l'abbiamo. Ma non abbiamo nemmeno il tempo di passare da novizio a abile esperto. Spesso chi viene assunto viene catapultato nel reparto e spesso non viene seguito da nessuno proprio perché non abbiamo le forze e le risorse per fare questo. Ora, questa signora che voi vedete qui, che si chiama Benner, alla fine aveva descritto un modo per cercare di vedere in 5 livelli di competenza la pratica infermieristica. È chiaro che il principiante è quello che inizia all'inizio, ma ormai vi posso garantire che nelle neuroscienze sono tutti abili, proprio perché non abbiamo avuto il turnover e il ricambio generazionale. Però avere l'infermiere esperto ci dà dei vantaggi, perché c'è un sapere che è vero che è un sapere tacito, però sanno. Gli infermieri che sono da anni che sono nel reparto, ormai hanno idea di cosa avviene nel reparto, perché hanno fatto esperienza, hanno fatto casistica, sono la memoria storica dei nostri reparti. E sicuramente dovrebbero trasformare le loro abilità. Cosa può fare l'organizzazione?
dovrebbe tutelare l'invecchiamento mentale degli infermieri. Visto che parliamo da una mattinata di cervello, anche gli infermieri alla fine il loro cervello se ne va, quindi alla fine per far questo bisogna sicuramente andare a costruire percorsi di sviluppo professionale, formazione e addestramento. Ancora abbiamo il vizio di andare a ricercare solo i crediti. Dovremmo capire che i crediti ormai, la conta dei crediti, se volete essere dei professionisti, non serve a nessuno. Ognuno dovrebbe formarsi nei propri ambiti di competenza e dove va a lavorare. Ci vorrebbero anche momenti di confronto tra pari, c'è scritto tra pari, quindi tra infermieri stessi. Possono essere anche in maniera informali, non formali come un corso, ma questo sicuramente potrebbe far crescere e migliorare l'infermiere di neuroscienze. Utilizzare modelli organizzativi innovativi, assistenza pianificata, competenza, e non venite a dirmi che non si può fare perché non so usare il computer o non so usare altro. Io me ne accorgo ogni tanto, chi dice che non sa usare il computer, poi il primo che su Facebook ha 2 o 3 profili, se perde la password, tempo 10 minuti, la ritrova tranquillamente senza problemi. Quindi lì il trucco sta semplicemente nel cambiare mentalità e di andare ad adattarsi a quello che la tecnologia ci offre. Cosa può fare l'infermiere esperto? Non deve adagiarsi, deve credere nella professionalità, nella responsabilità, nel ruolo che ha, deve essere informativo, vigile e pronto, modelli assistenziali innovativi, come dicevamo, e poi deve essere portatore di competenze avanzate. E alla fine c'è scritto una cosa importante in questa slide: non deve mai dimenticarsi di essere vicino al paziente. Alla fine, nel nostro lavoro, c'è sempre il paziente. È lui che merita le nostre attenzioni. Solo così si può fare un nursing per competenze, che riesce a gestire efficacemente le situazioni instabili, che prevede cambiamenti nelle condizioni del paziente. Avete visto, c'è scritto, non guarda, ma prevede, è una cosa completamente diversa. Quindi già in anticipo riesce a capire i bisogni del paziente. Promuove la partecipazione e l'autocura del paziente. E poi sicuramente può offrire supporto emotivo e informativo al paziente, e una cosa che ancora non siamo abituati a fare è quello di fare ricerca alla pratica clinica. Gli infermieri sono la categoria professionale che per eccellenza lavorano e scrivono poco e male. Dovremmo imparare invece a mettere per iscritto i nostri lavori e imparare a fare ricerca, perché anche questo fa parte della professione infermieristica. Solo così poi possiamo offrire consulenza nelle gestioni di situazioni instabili, supportare i colleghi per definire le priorità assistenziali e guidare i colleghi meno esperti. Alla fine anche qui c'è scritto guidare, non è sinonimo di comandare. Non serve a nessuno. Bisogna fare, da stamattina si dice sempre, bisogna fare equip fra noi, equip multidisciplinare. Solo questo permetterà di fare un piano assistenziale perfetto. E gli ambiti di intervento in neuroscienze sono molti, dalla neurologia alla stroke unit, neurochirurgia, insomma ce ne sono un po' di tutti. Da poco finalmente all'azienda ospedaliera dove lavoro è stato fatto per la prima volta un dipartimento di neuroscienze, quindi si inizia a dare importanza proprio a questa particolare parte della medicina. Le strategie da adottare, formazione specialistica, ci vorrebbero anche dei master ad hoc, dottorati di ricerca e inserimento addirittura nelle unità operative a conduzione infermieristica. Anche questo non è un miraggio, in altre parti d'Italia si inizia a fare, gli infermieri riescono a gestire addirittura dei reparti a conduzione proprio infermieristica. Quali sono gli effetti sugli assistiti? Questo vorrebbe dire un bravo infermiere, alla fine vuol dire, è vero che ci vuole il bravo chirurgo per operare, per esempio, in neurochirurgia, ma ci vuole il bravo infermiere. Perché questo poi riduce la durata della degenza, diminuisce il numero di riammissioni non programmate, perché se ho fatto una buona educazione sanitaria, il paziente andrà a casa e non farà al primo sintomo o segno, non chiamerà né il 118 né tornerà in ospedale. Basta semplicemente fare un'educazione mirata. C'è un abbassamento della mortalità dei pazienti e poi una riduzione delle complicanze e alla fine c'è una diminuzione anche degli errori. Aumenta poi, per quanto riguarda gli infermieri, quando ci sono le competenze avanzate, ci sono la capacità di trattenere gli infermieri. Finirà forse finalmente sentire, se non faccio così me ne vado, perché se io sono soddisfatto del mio lavoro, alla fine sono certo che non me ne andrò e continuerò a farlo. Infatti aumenta la soddisfazione, riduce lo stress, si è più orientata all'autoformazione e aumenta il reclutamento dei giovani.
Alla fine, quindi, l'agire con competenze avanzate, che presuppone l'espansione verso nuovi autonomi ruoli infermieristici, ripeto, autonomi ruoli infermieristici, quindi bisogna agire in maniera autonoma, è strettamente correlato alla forza di una famiglia professionale. Non possiamo essere da soli in un reparto, dobbiamo imparare a saper gestire i conflitti e a saper lavorare insieme agli altri. Bello o brutti che siano, sono i nostri colleghi, quindi dobbiamo sopportarli e soprattutto supportarli, perché questo ci permetterà di fare un'assistenza migliore. Concludo dicendo, spero di aver visto più lontano, perché finora comunque sono stato veramente sulle spalle di giganti, a cui li ringrazio per avermi formato fino ad oggi. Grazie. Giustamente, che dire, io mi trovo d'accordo sul discorso di Peppe Casile da un punto di vista però più generale. È vero che ci sono infermieri, ma non solo, tutto il personale sanitario anziano, ci sono i giovani. Io direi che sarebbe ideale un connubio fra le due figure, perché l'esperienza, la tenacia, la caparbietà, il rispetto delle regole degli anziani che escono da una certa formazione va unita alla grinta, alla tenacia e all'energia dei giovani. Purtroppo il problema è generale, non è degli infermieri, ma è un problema di pubblico, di richiesta, perché non si riesce a soddisfare la domanda. Quindi dovrebbero fare dei bei concorsi dappertutto, quindi per... Io direi, se qualcuno ha qualche domanda da fare, la faccia o taccia per sempre. No, io volevo fare solo la dottoressa. Prego. Ma anche per i malati d'Alzheimer. Sì, in realtà noi abbiamo condotto studi su diverse patologie, abbiamo pubblicato uno studio intanto sulla sclerosi multipla, perché anche lì abbiamo visto una correlazione della demilinizzazione tipica di questa patologia, che si verifica in corrispondenza dapprima a livello delle vie olfattive della cortice orbitofrontale, ma abbiamo pubblicato anche degli studi sul trauma cranico, in particolar modo sul trauma orbitofrontale, anche sui malati d'Alzheimer, sì. Queste patologie neurodegenerative, questo strumento di fatto consente la diagnosi precoce, perché anche pazienti che ancora non manifestano i sintomi clinici, per esempio della sclerosi multipla, noi abbiamo valutato una paziente che comunque era venuta alla nostra osservazione per dei sintomi che non erano del tutto compatibili con la sclerosi multipla. Abbiamo valutato il sistema olfattivo e dopodiché, dopo aver fatto la registrazione, abbiamo sottoposto la paziente ad una risonanza e abbiamo visto in realtà che le alterazioni della mielina si localizzavano quindi proprio a livello dei nervi, dei filucci olfattivi, e quindi questo ci ha permesso in realtà di fare diagnosi precoce, sì. Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Si vede che sono stati così chiari che non ce ne sono domande, anzi ce li porteremo a casa le domande, che ci arricchiranno nel filo della formazione e dell'informazione che andremo a fare. Io, prima di dare la parola al presidente dell'associazione, se mi è concesso, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto la mia partecipazione sicuramente a questo convegno, quelli che hanno collaborato con la mia amica Iole Pangallo, il signor Santolori, il presidente Peppe Casile, ma soprattutto io cito voi, coloro che hanno voluto partecipare a questo evento, perché se l'associazione è il generale in questione, sappiate benissimo che un buon generale, se non ha un buon esercito, non va da nessuna parte. Quindi io ringrazio soprattutto voi per la pazienza, per l'attenzione e soprattutto per l'interesse che mi auguro ci porti nelle nostre professioni sanitarie ben molto più lontano di quello che realmente forse la Calabria, questa regione, ci può dare. Però non ci fermiamo, anche dalla mia età, che non è quella giovane, io ancora aspiro a dare sempre, sempre il meglio. Avete visto che quando parlava di giovani faceva riferimento a me e non a loro, ovviamente, no? Questa è una cosa normale. Cioè, appunto. E noi come associazione invece possiamo solo dire una cosa: per noi è sempre un punto di partenza.
Quindi quando abbiamo organizzato questo congresso è stato un punto di partenza. Da qui in avanti l'associazione attiverà un centro d'ascolto insieme con la dottoressa che sarà completamente gratuito per tutti i pazienti che hanno patologie neurologiche, neurodegenerative, a cui speriamo di dare un contributo utile. Intanto io ovviamente non posso fare altro che ringraziare anch'io. Per fare un corso che voi vedete così si parte qualche mese prima per farlo, quindi grazie a tutti quelli che hanno collaborato. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere relatori come Pasquale Furfari, come il dottore Campello, come insomma gente che già ha una certa esperienza e di cui siamo veramente onorati. Abbiamo avuto il piacere di avere anche il territorio con noi, con il dottor Autellitano, e possiamo soltanto dire grazie per la loro partecipazione. Quindi ringrazio tutti i relatori, ringrazio Telemerito che ormai è sempre presente e che continua a rovinare le notti agli abitanti dell'area greganica, e non mi resta che dirvi una cosa, quindi ci vediamo al prossimo appuntamento dove l'associazione sicuramente avrà in mente altri aspetti innovativi. Grazie a tutti voi.